che Giba, buongiorno. Buongiorno ragazzi, ho appena incontrato il signor Fabbri, sì, e mi ha detto che siamo sotto media, non siamo in media con le querele, quindi se per cortesia riusciamo un attimo ecco, a rientrare... Ricordiamo che lui è l'amministratore delegato, sì, dell'azienda. Sì. Lo salutiamo, lo ringraziamo. Da quando è iniziato il programma ancora niente? No, una mezza querela è arrivata. Mezza, sì, poi ce n'è andata via. Come se facciamo? Ce ne guadagniamo una subito? Subito ragazzi, direi che è il momento. Hai una base da querela per favore, Arno? Dai. Intanto saluto... Com'è la base da querela? Non lo so, adesso vediamo cosa tira fuori. Volevo salutare la cumpa sotto la radio, ma... Sulla stampa di Torino, a pagina 27, oggi troviamo questo bellissimo articolo, sì, che titola, questa è la base querela, certo, Linus due punti, non sono cattivo, anticipo solo i tempi, certo, insomma gli fanno una serie di domande, dice, è il caso di Paoletta passata a R101 e Giuseppe Trafugo a 105? Transfugo, no, Trafugo, che l'hanno rubato. Allora, sono due casi molto diversi, dice che Paoletta, eccetera, eccetera, con Giuseppe non ci siamo lasciati bene. No. Fino al 25 agosto era ancora dei nostri, poi ha ceduto alle lusinghe economiche di altri. Penso che abbia sbagliato. Posso smentire in onda? Assolutamente sì. Non è vero, sei un bugiardo. Oh. Sei bugiardo e lo sei sempre stato, bugiardo. Bravo Giuseppe, ti sono caduti 500 euro. Possiamo dire la verità che tu guadagni meno qua che là? È vero. È vero. È vero. Ok, vado avanti. Sì. Dice, il nuovo DJ Time More deve cercare strade nuove. Capisco che non sia facile per Albertino ritrovarsi senza Giuseppe, eccetera, eccetera. Mm. Il DJ Time era in crisi d'ascolti. Ah, lo ammetti allora. Ah, allora. E allora perché qua c'è scritto il DJ Time in testa agli ascolti? Non è vero. Non è vero. Pregate, oh, casa di Lerni. Chi? Casa di Lerni. Ma vai a cagare, vai. Deficiente. È un po' come la situazione economica in Italia, no? Adesso arrivano le elezioni politiche e ci stanno promettendo mari e tremonti. Però Mazzoli, ti devo dire una cosa. Sì, sentiamo. Linus. Ci vola tutte e due lì. Cosa? Ma... Tu non ci credi, ma è così. Ma smettila, vabbè, ma figurati. Vabbè, sai cosa fa lui? Ci prende, ci porta di là e ci mette a pulire i cessi. No, e non ci manderà mai in onda. No, ormai sì. Oh, qui si lavora per dispetti, no? Ah sì? Ormai lavorano tutti così, per dispetti. Io te lo metto a te, tu me lo metti a me. Dice, se riesco un giorno. Leo, l'unico dispetto che possiamo fare a Linus, sì, è portarti là, perché potresti putrefarti da un momento all'altro e sporcare gli studi nuovi. Ma tu devi venire. Quello è il più grosso dispetto. No, ma tu devi venire insieme, sì, vabbè. Basta. Io ho capito il piano di Linus. Sì. Leone, gli metti una parrucca uguale a Platinetta. Allora, attenzione, sapete che stiamo vivendo praticamente questa, sì, intensa intervista di Giuseppe, sì, che verrà pubblicata su che giornale, poi? Sai che non me lo ricordo. Hit qualcosa. Hit Mania. Hit Mania. Hit Mania. Hit Magazine. Hit Magazine, forse. Giornale. Sì. Vabbè, ci informiamo veloce. Hit Mania Magazine. Hit Mania Magazine? Okay. Io non l'ho mai sentito sul giornale. Io l'ho visto, l'ho visto. Io neanche, vabbè. Allora, su Hit Mania Magazine del prossimo mese ci sarà questa intervista esclusiva. Esatto, sì, ma noi la stiamo già sputtanando perché stiamo mandando in onda giorno per giorno dei pezzettini dell'intervista. Ah, dove lui ci racconta tutta la verità. C'è una domanda. C'è una domanda. Un quesito. Un punto interrogativo conficcato nei nostri cuori come un pacemaker. Perché Giuseppe? Perché? 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 Giuseppe? Perché? Giuseppe? Perché? 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 In una straordinaria intervista fiume rilasciata in esclusiva ad un palombaro di Chieti in cambio di alcuni salatini quasi scaduti, il DJ Giuseppe si racconta, si svela, si mette a nudo e apre l'anima all'eterna domanda che ci assilla. Giuseppe, perché? Giuseppe, perché? 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 Giuseppe, perché? Perché? Giuseppe. La risposta. La risposta. La risposta. Eccola. Arrivare a 105 è stato come quando dopo una vita lasci la tua fidanzata per qualcosa di nuovo e hai il terrore nell'anima. Invece poi dopo la prima settimana, ritrovando anche dei vecchi amici come Marco Galli, Tony Severo e tanta altra gente con la quale avevamo già lavorato negli anni passati, si è sviluppato tutto molto bene, anzi inaspettatamente molto bene. Quindi l'habitat dello zoo in qualche maniera è diventato... L'habitat dello zoo, devo dire che è meglio del mio habitat precedente. Mi hanno dato finalmente un po' di ossigeno.
Bene, questo è importante. Quindi, insomma, non fuggiresti dallo zoo come gli animali di Madagascar? No, assolutamente. No, perché la mia esperienza passata è stata un'esperienza che ha fatto parte del mio ben definito spazio-tempo. È stata una bella esperienza, sono cresciuto con Radio DJ, però ha fatto parte della mia vita passata. Io ho cambiato tante volte il mio lavoro e le mie stesse compagne di vita. Però quando arrivo a un certo punto devi avere i coglioni per mollare tutto e cambiare. Quindi ce ne sono voluti? Sì. Quanto ci hai pensato prima di... Per prendere questa decisione? 3 minuti. Ah, benissimo, quindi non ci è voluto moltissimo tempo. No, 3 minuti. E poi ti spiegherò perché. Qual è il tuo ruolo nello zoo? Io sono in prestito nello zoo. Stiamo aspettando che la direzione mi affidi un programma mio in una fascia oraria molto vicina a quella dello zoo. Tenteremo di fare un nuovo esperimento, cioè di fare lo zoo light, lo zoo un po' più, molto più leggero, un po' più alla portata del pubblico che possiamo trovare nell'ora precedente le 2 di pomeriggio. Ah, quindi comunque un programma di intrattenimento. Comunque un programma di intrattenimento con delle interviste, delle rubriche leggermente diverse, interviste un po' fuori dal normale, dal canonico, un po' di cose un po' nuove, sì. Avresti pensato quando hai cominciato a fare radio, se non ricordo male, sei arrivato alla radio a fare lo speaker quasi per gioco. Avresti pensato che sarebbe diventata poi la tua professione questa? Questa qua? Sì. Era l'unica cosa che sapevo fare nella mia vita. E la immaginavi così? Non mi immaginavo di venire a 105. Quello è stato totalmente inimmaginabile. E come tutte le cose inimmaginabili, alla fine sono le più belle. Allora, dimmi la storia dei 3 minuti a questo. Te la riassumo in poche parole. Riunione. Vengo a fare la riunione qua a 105. Essendo un libero professionista, io credo che ognuno di noi debba comunque giornalmente confrontarsi con anche altre realtà che esistono nel mondo, se no sei schiavo. Fondamentalmente credo che i miei ex datori di lavoro concepissero il mio ruolo più come schiavo che come libero professionista. E quindi, dopo aver saputo da Leone di Lernia, che aveva chiamato Linus con una telefonata, credo temendo per il suo posto di lavoro, sono tornato nella mia vecchia azienda per parlare, discutere tranquillamente, e il mio ex amico, ex datore di lavoro Alberto, si è rivolto con me dicendomi una frase che non stavo a dirti, ma ti giuro che è stata la frase più brutta e irrispettosa che abbia mai sentito in tutta la mia vita. Ti giuro che fino a quel momento la mia presenza a Radio 105 era sicura al 50%. Dopo quei 3 minuti è stata sicura al 200%. Ma spegnendo il registratore mi puoi dire qual era la frase? Io sono Albertino e tu non sei un cazzo. Posso riaccendere? Certo. Tutto, io pubblicherò esclusivamente quello che viene registrato. Capisci? No, capisco assolutamente. Noi di lavoro facciamo i DJ, abbiamo un grande onore che è quello di avere di fianco a noi delle persone che ci ascoltano. Questa cosa la tradisci nel momento in cui ti isoli e fai finta di essere un divo di Hollywood. Questo è tradire il tuo pubblico. Allora, quindi mi hai detto l'ambientamento è stato quasi... Sì, velocissimo e piacevolissimo. Ma devo dire che ho trovato qua dentro un'organizzazione inaspettata. Un'azienda, adesso sembra che lo faccio per leccare, invece è un'azienda che non ero consapevole di trovare. Penso, io ascoltavo il DJ Time ogni tanto, le frecciatine contro 105 erano tante. Sì, ma anche loro ce le davano. Ma è logico, ma è chiaro, voglio dire. Alla fine siamo un po' tutti delle prostitute, no? Questo appunto è il sorpasso di cui parlavamo prima, sì. Che sicuramente non è... Ecco. Negli ultimi anni non capivo, ho capito quando sono arrivato qua il perché loro sono veramente delle persone molto ma molto molto preparate e in gamba, molto preparate, e c'è quel gruppo che del quale ti parlavo prima. Se nella radio non hai il gruppo di persone che lavora con amore e veramente con amore per quello che fanno, l'ascoltatore se ne accorge e l'ascoltatore vuole il gruppo. Ormai l'ascoltatore fa zapping per radio, anche ascolta un programma da una parte, ascolta un programma da un'altra. È cambiato il modo di porsi dell'ascoltatore rispetto alla radio. Bravo! Onorevole, bravo! Un momento! Giuseppe! Ascoltami, dico un attimo! Oh, Giuseppe! Ho messo un profumo nuovo, senti che buono che è! Tendenza!
energia, stupore. Stupore, questa è la nostra musica. Che bello, che bello. Anche oggi pomeriggio siamo insieme. State ascoltando lo Zoo di 105. Vai con i fari e vai con gli abbaglianti, metti alla freccia e siamo passati davanti. I due fratelli non sanno più cosa fare, guardano indietro e ci vedono arrivare. No, no, mai e poi mai, ascolterò DJ Time. No, no, mai e poi mai, ascolterò DJ Time. No, no, mai e poi mai, ascolterò DJ Time. Lo ascolto lo Zoo e si salvi chi vuole. Lo Zoo di 105. Giuseppe, ricordati che io sono Marco Mazzoli, tu non sei un cazzo di nessuno.